risposta che questa presa di posizione forte non ci sia. Per non parlare poi del sistema agenziale nel suo complesso, abbiamo assistito alla relazione del Fondo Monetario Internazionale e dell'OCSE che ci sono venuti a dire che il nostro sistema agenziale non va bene. Grazie, noi lo diciamo da anni. Solo che loro pensano a un sistema agenziale ancora peggiore. Dogane, entrate insieme, anche Guardia di Finanza, insieme a tutti gli organi di controllo, tutti insieme. A quale fine? Di riuscire a creare una, diciamo, una linea morbida di dialogo con le multinazionali e con i grandi contribuenti. No, noi non ci stiamo. Noi siamo contro certe procedure che alla fine tendono a minimizzare comportamenti, diciamo, molto dannosi per l'erario, perché sappiamo bene che se una multinazionale sgarra di poco porta via molti soldi all'erario. E invece chiediamo disciplina, chiediamo correttezza, chiediamo trasparenza, chiediamo completezza, soprattutto chiediamo trasparenza nell'operato dell'Agenzia delle Entrate, purtroppo, e delle dogane. Purtroppo questa trasparenza non c'è. Veramente chiediamo di fare il possibile al governo di intervenire in modo forte in questa situazione. Grazie Presidente. Grazie collega Pesco. Passiamo adesso all'interpellanza urgente numero 214-79 dei deputati Dieni ed altri concernente iniziative normative per la proroga del termine per l'esercizio dell'opzione di voto da parte di cittadini italiani che si trovano in un paese estero in cui sono anagraficamente residenti. La deputata Federica Dieni, immagino voglia illustrare l'interpellanza, prego. Grazie Presidente. Interpellanza che presento riguardo un aspetto della legge 6 maggio 2015, numero 15, contenente anche il famigerato Italicum, che finora è sfuggito al grande dibattito mediatico, ma che alla vigilia della scadenza del 4 dicembre diventa quanto mai significativo. Che quella legge, con tutto ciò che include, fosse un insieme incoerente di errori e forzature, non è una novità. Il Movimento 5 Stelle l'ha contestata con forza quando fu discussa, tanto nel merito quanto per il metodo utilizzato nella sua approvazione. E la nostra posizione l'abbiamo ribadita pochi giorni fa in occasione della discussione sulla mozione.